Si è svolta mercoledì 26 giugno la conferenza stampa per la presentazione dello spettacolo D'aria e di musica sulle orme di Renato Zero, scritto, diretto e interpretato da Cinzia Fronda. Sentiamo ora le sue parole e a seguire quelle del presidente del Consiglio di Torre, Susanna Di Maggio. L'aria di musica è uno spettacolo teatrale nato, io dico, solo per amore, un po' parafrasando un meraviglioso spettacolo di Renato Zero, che è Zeroschi, nato solo per amore, nei confronti di un artista, secondo me l'artista per eccellenza, che nella mia vita artistica, ma anche umana, ha segnato tutto il mio percorso. Per cui ho voluto scrivere questo spettacolo che appunto si chiama D'aria di musica sulle orme di Renato Zero per ringraziarlo, per omaggiarlo una volta nella mia vita, dato che lui ha fatto così tanto per me, scrivendo così tante belle poesie che mi hanno accompagnato in tutti questi anni. Una volta nella mia vita ho voluto omaggiarlo io con questo spettacolo. Lo spettacolo è uno spettacolo molto articolato perché dura circa 2 ore e mezza. Ci sono 30 pezzi cantati dal vivo con altrettanto 30 cambi d'abito. Ecco, qui potete vedere solo due dei magnifici costumi di scena, fedelmente riproposti e rifatti, esattamente fedelmente a quelli di Renato Zero, quelli che ha utilizzato lui durante i suoi spettacoli. Quindi dicevamo 30 pezzi con altrettanto 30 cambi d'abito, con 30 abiti di scena. All'interno dello spettacolo ci sono coreografie danzate, belle, molto intense. C'è la partecipazione dell'associazione Pachamama, che è un'associazione di artisti di strada che collabora con noi, creando delle atmosfere veramente, come posso dire, da brivido, direi io. E poi c'è la musica assolutamente e rigorosamente dal vivo, parlo di cantare dal vivo, perché invece le basi sono ovviamente delle basi registrate. Ci tengo a dire che all'interno dello spettacolo, per ogni spettacolo, noi iniziamo il 29 giugno, quindi sabato prossimo, da Torre Santa Susanna, presso San Pietro in Crepacuore alle 20:30, ed è la prima tappa del tour 2019. In tutte le tappe del tour, che appunto inizia il 29, ci saranno degli ospiti che io man mano avrò il piacere di ospitare nel mio spettacolo. Mi presento, per chi non mi conoscesse, io sono Cinzia Fronda e sono la persona che ha scritto, che dirige e che interpreta questo spettacolo. Con me al mio fianco, ci tengo a presentarvela, c'è una bravissima ballerina che si chiama Aurora Tarantino, che interpreta in maniera eccellente Renato Zero, pur essendo molto giovane, per cui Renato lo ha imparato a conoscere attraverso questo spettacolo ed ovviamente ne è rimasta assolutamente affascinata. Per cui ho questa compagna di viaggio importantissima. Ho due meravigliose costumiste senza le quali non potrei fare assolutamente questo spettacolo. Capite bene? 30 cambi d'abiti in pochissimi secondi, così come Renato mi ha insegnato anche questo. Lucia Prisciano e Laura De Santis. Penso di avervi detto tutto. Vi aspetto. Venite, perché D'aria di musica è un turbinio di emozioni che difficilmente trovate nei concerti di Renato. Sì, non sono Renato Zero, sono Cinzia Fronda, ma vi aspetto con ansia. Ciao a tutti. Buonasera, come amministrazione comunale siamo lieti di poter ospitare
gli artisti che si esibiranno sabato sera presso il sito archeologico di San Pietro in Crepacuore. Per noi, come comune, che siamo lieti e onorati di concedere il patrocinio, è un'occasione in più per far conoscere il territorio, fare in modo che sia la chiesetta, ma anche questo Museo dell'Olio da cui si trasmette questa sera, c'è la possibilità, dicevo, per il territorio di conoscere le bellezze di Torre. Il nostro frantoio Ipogeo, il museo che è stato inaugurato venerdì, non da ultimo sicuramente la chiesetta di Crepacuore, che è un posto magico, penso il posto ideale per uno spettacolo dedicato ad un grande artista qual è Renato Zero. Grazie.